Certamente il mercato, l'economia, nella sua evoluzione, ha contribuito in modo notevole a elevare gli standard della sicurezza materiale e di indipendenza sociale. Ma la sua azione si dimostra piuttosto scarsa, quella del mercato, nel promuovere legami interpersonali. Perciò occorre vagliare criticamente le strutture economiche perché siano effettivamente rispondenti al criterio di una umanità autentica. Se per esempio si sceglie il criterio dell'utilità individuale, questo inevitabilmente condizionerà il proprio sguardo verso ogni persona, finalizzata alla ricerca di sé e del proprio tornaconto. Persone così formate, vivendo insieme, strutturano la loro convivenza su tale base anche a livello istituzionale e ciascuno si trova confermato nei criteri corrispondenti alle attese degli altri, veicolati persino da leggi e protetti da essi. L'economia, nascendo proprio per favorire la socializzazione, tocca qui lo spazio squisitamente politico. Sappiamo molto bene che parlare di politica significa considerare tutti gli ambiti della vita personale, sociale e culturale, perché la vita della polis è fatta di relazioni, mentalità, stile di vita, valutazioni, giudizi, cioè di tutto ciò che informa e forma le coscienze. La politica riguarda la vita stessa delle persone all'interno di una comunità civile e nazionale. Perciò non possono sussistere dicotomie tra spazi privati e spazi pubblici, ma esiste una chiara connessione tra il modo di vivere le relazioni interpersonali e la società che si costruisce a livello di convivenza e di strutture. È vero che solitamente per politica si intende una professione in riferimento alla dimensione legislativa e amministrativa, ma di fatto ogni attività umana ha una valenza politica. Non tutti saranno chiamati a vivere tale responsabilità a livello di professione esercitata a tempo pieno o parziale, ma certamente ognuno vive nel consorzio umano e civile e pertanto, per il suo stesso esserci, è responsabile delle relazioni interpersonali e delle strutture concrete che sono a servizio del bene di tutti, comprese quelle politico-amministrative, perché siano orientate a una reale comunione. Il richiamo alla legalità e alla lealtà verso le istituzioni rappresenta un minimo etico necessario, ma non sufficiente in una realtà come quella odierna. Ciò che va tenuta presente è la ricerca gratuita e disinteressata del bene di tutti, e non solo dei singoli o di un gruppo particolare. La necessaria conversione delle mentalità condivise e di stili ormai stratificati a livello comportamentale appare come un passo che non può essere disatteso per il rinnovamento della politica e anche dell'economia che è a essa correlata, non solo a un livello più ampio, esteso, ma anche a livello più particolare e locale. La seconda icona, dopo la Napoli tradita, la Napoli sfigurata. La necessità di cambiare può nascere dal riconoscimento delle menzogne che ci siamo raccontati per molto tempo e dalla volontà di guardarsi allo specchio per vederci come è stata sfigurata la città dove viviamo. Secondo studi sociopolitici recenti, mi riferisco a quelli di Leonardi e Nanetti, molto interessanti a mio parere, la crescita demografica e spaziale ha caratterizzato le città del secondo dopoguerra e particolarmente a Napoli ha assunto i contorni macroscopici dell'inurbamento della campagna e delle città campane. Napoli oggi è attorniata da una prima fascia di grandi quartieri sottoinfrastrutturati, carenti di opportunità occupazionali, come abbiamo ben sentito, a cui si aggancia senza interruzione spaziale una seconda fascia di grossi comuni con i suddetti problemi. Secondo i dati Istat del 2006, l'area comunale di Napoli conta quasi 1 milione di persone, ma l'area metropolitana si estende per un raggio di 40 chilometri e una superficie di 117 chilometri quadrati con una popolazione che oscilla tra i 3 e i 3,8 milioni di abitanti e tra le più popolose del mondo. La debolezza storica dell'economia della città sconta, come abbiamo sentito dal professor Barbagallo, l'impatto del processo di deindustrializzazione, che ha lasciato un vuoto ancora maggiore che in altre zone d'Italia. È vero che le produzioni artigianali di qualità resistono,
però sono in difficoltà per la concorrenza di prodotti di importazione meno pregiati e a un costo inferiore, e anche per la carenza di servizi di supporto moderni e adeguati. L'ordine di grandezza della forza di lavoro potenziale è molto maggiore di quella occupata e le cifre della disoccupazione a Napoli restano allarmanti e al di sopra della media nazionale. La bellezza paesaggistica della città fa poi oscurare che una lunga serie di interventi storici prima della guerra mondiale e di mancati interventi nel dopoguerra ha prodotto un tessuto urbano degradato in molti quartieri del centro storico, quelli dove siamo, dove il terremoto del 1980 ha finito per distruggere una parte rilevante di abitazioni ed esercizi produttivi, dislocando popolazione e attività. In altri quartieri, per l'assenza di strumenti urbanistici efficaci, si è verificata la prevalenza del puro interesse privato. Le aree verdi collinari, infatti, si sono sviluppate in spregio delle poche regole esistenti e con la convivenza delle istituzioni locali, congestionando il traffico fino ad oggi e contando su servizi insufficienti. I cambiamenti degli ultimi 10 anni, come in altre città, sono stati accompagnati dall'emergenza del tema della sicurezza, che se da un lato è il riflesso di una trasformazione sociale in corso, dall'altro lato si rifà a caratteristiche legate alla presenza della criminalità organizzata. Sin dagli anni 90 Napoli ha sperimentato un flusso diversificato, tra l'altro di immigrazione, lo sentivamo anche dalla professoressa Orientale Caputo, una immigrazione soprattutto dall'Africa settentrionale e dall'Europa orientale. L'insediamento degli immigrati si è concentrata nei grandi quartieri dormitorio della periferia e in quelli già degradati del centro. In sé la concentrazione spaziale ha contribuito ad accentuare la percezione della diversità dell'altro, mentre sono state scarse le risorse disponibili e dedicate a progetti di contrasto contro la discriminazione e in positivo di integrazione e di inclusione. Infine, la stagnazione allarmante dell'economia accentua il senso di separazione delle generazioni giovani, soprattutto quelli delle periferie senza legge, delle zone centrali degradate, mentre 20 e più anni di conflitti di camorra a fasi alterne ne hanno trasformato la natura, facendo compiere alle organizzazioni malavitose un salto imprenditoriale nei nuovi e lucrosi traffici dell'era globale. La trasformazione funzionale e organizzativa della camorra ha offerto agganci economici alla generazione giovane delle periferie e dei comuni della cintura esterna, nelle cui file la camorra ha reclutato i nuovi addetti. Valendosi delle sue risorse umane e finanziarie, la camorra privatizza lo spazio urbano mediante la sua capacità di erodere la qualità dei beni pubblici esistenti e crea un clima di sfiducia, un clima di paura e di rassegnazione che limita la propensione ad agire. La sua forte presenza si manifesta anche con atti di contrasto di gruppo, attuati soprattutto da donne. Io ne ho visti almeno 4 nella mia vita, quando sono stato qui a Napoli come studente. Questi atti si realizzano nei confronti delle forze dell'ordine e con la copertura data a comportamenti di microcriminalità. In alcune zone della città interi quartieri sono presidiati da sentinelle e le case sono gestite da camorristi che non solo dispongono delle assegnazioni degli appartamenti, ma intervengono anche nella regolazione della vita quotidiana degli abitanti. Un esempio, gli ascensori di alcuni palazzi di Scampia sono bloccati e gli inquilini salgono e scendono le scale a piedi perché in questo modo tutto è facilmente controllabile dalle sentinelle. Gli appartamenti poi devono avere sempre le chiavi nelle toppe perché devono essere raggiungibili per nascondere persone, armi, partite di droga o altro. Il quadro sociale ed emergente, a livello anche civile, da questi tratti molto brevi, non è certamente consolante, però è realistico. Ed è quello che è sotto gli occhi di tutti, nonostante tutte le mistificazioni offerte a livello di comunicazione e di propaganda.